26 Finlandia, 24 Italia, 3-0-8 all'intervallo lungo. Ora attacchiamo con Cinciarini, Italia che sta segnando soltanto dalla lunetta negli ultimi 4 minuti. Bellinelli in post basso, vediamo se scarica, c'è Salin su di lui, ancora Bellinelli, eccolo lo scarico per Datome, ribattamento per Pietro Aradori, arresto e tiro da 2, Aradori sbaglia, c'è Gigi Datome, rimbalzo, appoggia, sbaglia pure Gigi Datome e rimbalzo di Cotti, poi Koponen, Italia che non riesce proprio a trovare su azione il canestro, vediamo Salin, c'è il blocco di Cotti, perde palla alla Finlandia, Aradori si può andare in contropiede, Aradori layup stoppato, recupera Aradori, Datome appoggia finalmente il canestro su azione, Gigi Datome, 8 per lui, pari a quota 26, 2-25 all'intervallo lungo, 26 pari fra Italia e Finlandia. E finalmente abbiamo messo la testa avanti, 30 secondi al termine del secondo quarto, quindi all'intervallo lungo l'Italia ha messo la testa avanti in questa partita, 4 di vantaggio per gli azzurri, 6-0 di break, 30 Italia, 26 Finlandia, Cousin, l'uomo che ha realizzato il canestro del primo vantaggio italiano, poi abbiamo recuperato palla in difesa, è andato via in contropiede Pietro Aradori per l'appoggio, altro timeout chiamato da Detman, stiamo compensando Attilio con la difesa la pessima prova in attacco. Sì, con la difesa e anche approfittando di queste palle recuperate ci hanno permesso di fare due canestri in contropiede, due canestri abbastanza facili che ci hanno dato questo primo vantaggio. Koponen rischia di perdere palla, ha perso per un attimo la maniglia come si dice, poi arresto e tiro da 3 punti, errore Gigi Datome e qui subisce anche il fallo a nostro avviso non fischiato, 4 secondi, eccolo il fallo e Pietro Aradori andrà in lunetta, Aradori in lunetta con il primo che sbaglia purtroppo questi tiri liberi che solitamente Aradori realizza, sbaglia il primo Pietro Aradori che finora aveva il 72%, 72,7 dalla lunetta piena di questa partita, segna il secondo, va bene così, più 5 Italia, 31-26, 3 secondi, bisogna difendere sul rannico, pallone per Cotti, non bisogna farlo tirare, alza la parabola, sbaglia, meno male perché in 3 secondi la Finlandia era andata sotto canestro. Intervallo lungo alla Bonifica Arena con un break di 7-0 negli ultimi 2 minuti, l'Italia in vantaggio, 31 Italia, 26 Finlandia, linea Tarcisio Mazzeo. Terzo quarto iniziato con un canestro decisamente agevole di Petteri Koponen, un difetto dell'Italia in difesa in questa azione, 31-28 con il pallone fra le mani di Andrea Cinciarini, attacca la difesa finlandese, Cinciarini, lo scalico per Bellinelli in acrobazia e sbaglia ancora Marco Bellinelli ed è 0 su 9 con questo, se ne sono andati i primi 40 secondi del terzo quarto, Italia 31 Finlandia 28, a te Tarcisio Mazzeo. Grazie Tarcisio Mazzeo, perché è un momento molto molto importante della partita, l'Italia ha 12 punti di vantaggio sulla Finlandia, Italia 46 Finlandia 34, Finlandia che non sta segnando più, a Attilio Caglia grazie ad una super difesa degli azzurri, è entrato poco fa Nicolò Omelli che sta ripetendo l'impatto avuto contro la Turchia, ma il vantaggio azzurro è arrivato grazie a difesa e contropiede. Sì, una difesa molto positiva, tant'è che ha concesso solo 8 punti in questo quarto e di fronte ai 9 punti nel quarto precedente. Seguiamo l'attacco della Finlandia, l'ultimo del terzo quarto con Rannico da 3 punti, lunghissimo, lotta a rimbalzo, palla Italia con 7 decimi da giocare, probabilmente sarà questo il risultato finale del terzo quarto, 46-34, Datome miglior realizzatore con 8 punti, altrettanti rimbalzi, termina qui il terzo quarto con Aradori che nemmeno tenta giustamente la conclusione, comunque granitica la difesa azzurra in questo terzo quarto che, come ricordava Attilio Caglia, ha subito soltanto 8 punti, Italia 46, Finlandia 34, la svolta in 30 secondi, il primo canestro di Marco Bellinelli, solo quello in realtà perché ha 1 su 10 dal campo e la prima tripla dell'Italia, firmata Andrea Cinciarini, Italia che però ha 1 su 7 dall'arco, ultimo mini intervallo alla Bonifica Arena con l'Italia avanti di 12 punti sulla Finlandia, 46-34, a te Tarcisio Mazzeo. E l'uomo che non t'aspetti, Guido Rosselli, ha aperto l'ultimo quarto con una tripla che ha portato l'Italia sul più 15, Italia 49, Finlandia 34, 16-2 di parziale per l'Italia, con Koponen che viene bloccato da Nicolò Melli, pallone da fondo campo che sarà rimesso poco fa dalla Finlandia, la Finlandia, Attilio, ormai Koponen e tiro da 3.
Sì, Koponen però che anche lui cerca a volte di fare delle entrate molto difficili, perché la difesa dell'Italia è molto attenta dentro canestro, dovrebbe usare qualche volta in più il tiro da tre punti o qualche volta in più anche l'arresto e tiro, che può essere un'arma per lui migliore di quello che delle entrate. 8:50 al termine della partita, dobbiamo difendere con la Finlandia che attacca con Mottola, pallone per Rannikko, ancora Mottola, su di lui Aradori, lo scarico per Rannikko da 8,5 metri, cortissimo, stavano scadendo i 24 secondi, rimbalzo lungo Guido Rosselli, bella panchina, arriva la botta, speriamo decisiva alla partita per la formazione azzurra. 8:30 al termine, Italia concentratissima, è una partita, vi assicuriamo, tosta. Pallone sotto per Melli, fallo, fallo di Rannikko che ha cercato l'anticipo su Melli, sotto canestro, fallo di Rannikko, è il secondo per l'ex giocatore di Varese, attualmente in forza all'Olimpia Lubiana. 8:22 al termine della partita, pallone per noi, seguiamo questo attacco e poi torneremo da Tarcisio Mazzeo alla Spezia, Alessandro Gentile, un quintetto inedito per l'Italia. Pallone per Rosselli che esce per ricevere dalla rimessa, pallone per Pietro Aradori, su di lui c'è Salin, ancora Aradori, punta l'avversario, pallone che viene scaricato a Cinciarini, appoggia Cinciarini, un arcobaleno meraviglioso di Andrea Cinciarini ed è più 17 Italia, 51-34, 8 minuti al termine della partita. Mazzeo, te, siamo entrati negli ultimi 7 minuti di partita, l'Italia conduce 52-38 sulla Finlandia, sta attaccando, seguiamo questo attacco azzurro con Rosselli, lo scarico, Alessandro Gentile deve tirare, 2 secondi da 3 punti, Gentile! Gentile, mica tanto nei confronti della Finlandia, perché questa è una tripla pesantissima, 55 Italia, 38 Finlandia, più 17, massimo vantaggio, 6:25 al termine. Mazzeo, a te. E tutta la Bonifica Arena in piedi, Belinelli sbaglia da 3 punti, ma aveva segnato poco fa dall'arco, più 20 Italia, 60-40 con la Finlandia che continua a colpire i ferri da 3 punti e probabilmente il con altra tripla sul ferro il comune di Capodistria, caro Attilio Chiaia, chiederà i danni perché i nostri avversari stanno distruggendo i canestri a forza di errori dai 6:75. 2:10 al termine della partita, più 20 Italia, 60-40. Gigi D'Atome appoggia canestro con l'aiuto del tabellone, più 22 ed è il primo giocatore, Attilio Chiaia se non sbaglio, ad andare in doppia cifra, 10 per Gigi D'Atome, 8 rimbalzi per lui, più 22, 62-40. Sì, assolutamente una cosa, una vittoria meritata, una partita dominata dal primo all'ultimo minuto, soprattutto nei due lati del campo, perché è vero che la Finlandia in certi momenti ha fatto anche una buona difesa, però in attacco è stata assolutamente deficitaria, giovendo solo una dimensione, tirando solo da 3 punti e continuando a insistere nonostante non entrasse mai la palla. Finlandia letteralmente crollata, 90 secondi al termine, fallo su Gigi D'Atome, è il quarto di squadra per la Finlandia, ma non c'è più partita, l'Italia è qualificata aritmeticamente alla seconda fase ed è già certa del secondo posto, caro Tiri, e domani ci giocheremo il primo con la Grecia. 62-40, 1:28 al termine, tutti in piedi alla Bonifica Arena per la standing ovation che Simone Pianigiani concede ai suoi big, Marco Bellinelli, Gigi D'Atome, a te Mazzeo. E proprio in questo momento termina la partita, l'Italia ha battuto la Finlandia 62-44 ed è qualificata aritmeticamente alla seconda fase. Miglior realizzatore, 10 punti per Gigi D'Atome con 8 rimbalzi. Domani Italia-Grecia, ci giocheremo il primo posto nel girone, siamo anche certi di partire dalla seconda fase con 2 punti. Un breve commento da Attilio Chiaia. Sì, una partita assolutamente dominata, una partita giocata benissimo sia nell'aspetto offensivo che nell'aspetto difensivo. La Finlandia ha provato una parte all'inizio con la difesa e col tiro a 3 punti e stare in partita, i primi tiri sono entrati ma poi a lunga hanno più segnato, non hanno trovato un'altra alternativa e c'è stato questo divario così ampio e così nettamente dominato per una partita molto molto importante e molto ben giocata da parte nostra. Grazie da coach Attilio Chiaia, 3-3 per l'Italia, qualificata alla seconda fase, Italia batte Finlandia, 62-44, a te Tarcisio Mazzeo.